Grazie a voi per l'invito, il microfono mi ha detto serve anche per la telecamera. Sì, per chi non c'era prima, la prima fase di questa serata è stata l'assemblea dei soci di Banca Etica dell'Alto Vicentino, poi tornerò brevemente su Banca Etica, cos'è come organizzata. Io lavoro per la Fondazione Culturale che Banca Etica ha creato per parlare appunto di cos'è la finanza etica, anche per analizzare il funzionamento dei mercati finanziari, di quello che abbiamo sopra la testa, perché riprendendo quello che veniva detto poco fa, tutti i giorni sui giornali, telegiornali sentiamo parlare di finanza, crisi finanziaria, speculazione finanziaria, eccetera, senza molto spesso riuscire a dipanare la matassa delle motivazioni che ci hanno condotto nell'attuale crisi. Spesso quando ne sentiamo parlare sui giornali, l'idea che ci viene ripetuta dai media e molto spesso dai burocrati, dai decisori a livello europeo è che ci siamo comportati male, che abbiamo speso troppo per il welfare, per l'istruzione, per le pensioni, per la sanità, eccetera. Abbiamo contratto così troppi debiti e adesso abbiamo un debito eccessivo, o meglio, quello che viene misurato è il rapporto tra il debito e il PIL. Il PIL è la ricchezza che si produce in un anno in Italia. Abbiamo un rapporto tra debito e PIL che è oltre il 120%. Quindi adesso dobbiamo stringere la cinghia, dobbiamo fare i compiti, comportarci bene, accettare i sacrifici, i piani di austerità, e i mercati sono i migliori giudici per dire se siamo stati bravi a fare i compiti. Il famoso spread, se sale o scende, ci dice quanto siamo stati bravi a rimettere a posto i conti pubblici e a smetterla di spendere in questo modo. E questo è un po' il mantra che ci viene ripetuto dalla famosa Troica, ovvero Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, che decidono ormai anche le politiche qui in Italia. Il problema è che se andiamo a vedere i dati, sia per l'insieme dell'Europa, sia per noi qui in Italia, si scopre che per 10, 12, 15 anni il rapporto tra debito e PIL è sempre stato più o meno costante. Chissà di voi, l'Europa 15 anni fa si era data come obiettivi: dobbiamo avere un rapporto tra debito pubblico e PIL al 60%, i famosi parametri di Maastricht. Si vede che dalla fine degli anni 90 fino al 2008 in Europa questo rapporto è sempre stato tra il 59 e il 61%, perfettamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo dati. Poi di colpo nel 2009 esplode al 75%, poi sopra l'80% e poi via così. Anche in Italia abbiamo avuto un rapporto tra debito e PIL, il debito pubblico italiano è sempre stato alto, ma per 10-15 anni è sempre stato intorno al 104-105-103%. Poi di colpo nel 2009-2010 schizza oltre il 120%, fuori controllo. Allora, a sentire le spiegazioni ufficiali che ci vengono ripetute tutti i giorni, la situazione è abbastanza chiara. Fino al 2008 ci siamo comportati tutti benissimo, dal 2009 milioni di asili nido dappertutto, spese pazze per il welfare, pensioni d'oro per tutti i cittadini, servizi pubblici come se piovessero. Allora, visto che questo è assolutamente, chiaramente falso per chi sta pagando il prezzo della crisi e si trova anche, anzi, a vedersi smantellati i servizi pubblici essenziali, cerchiamo di capire chi ha creato troppi debiti, chi ci ha trascinato nell'attuale situazione. E allora un dato forse può rendere l'idea. Il debito pubblico dell'Italia oggi, l'Italia è una delle prime 10 economie del pianeta e il debito pubblico totale italiano vale 2.000 miliardi di euro. Tanti soldi, per carità. Il problema è che quattro banche private negli Stati Uniti, quattro banche, controllano una montagna di derivati. I derivati sono gli strumenti più utilizzati per scommettere, per speculare e scommettere sulla finanza come fosse un casinò. Quattro banche private controllano derivati per 200.000 miliardi di dollari. Quattro banche private. L'eccessivo debito pubblico italiano è circa l'1% di questa cifra. Allora, da che parte sono nati i problemi? Da che parte è nato l'eccesso di debito? Un altro esempio, vi do un dato per capire cos'è diventata oggi la finanza. Nel mondo il totale di beni e servizi importati, esportati, comprati, venduti nel mondo, se vi ricordate un attimo questo dato, vale 20.000 miliardi di dollari. Che cos'è il totale di beni e servizi? Che cos'è il mercato delle valute? A cosa dovrebbe servire la finanza? Se ci pensate un attimo, il mercato delle valute dovrebbe servire a questo. Io vado in vacanza negli Stati Uniti, vado in banca con i miei 1.000 euro e in cambio mi danno 1.300 dollari e vado in vacanza negli Stati Uniti. O se voglio comprare una moto giapponese devo cambiare degli euro con degli yen, poi lo farà l'importatore. Ma a questo dovrebbe servire il commercio di valute, cambiare euro con dollari. Però
Invece c'è anche un'altra cosa che si può fare. Io cambio 1000 euro e mi danno 1300 dollari. Dopo una settimana torno in banca, ricambio i miei dollari per avere indietro degli euro. Se sono fortunato e in quella settimana è cambiato il valore, i tassi di cambio, magari non mi danno indietro 1000 euro, ma me ne danno 1050. Io ho guadagnato dei soldi comprando e vendendo dei soldi. Non so se è chiaro questo passaggio. E ve lo dico, insisto su questo punto, perché tutta l'economia reale, tutto quello che tutti noi facciamo, l'agricoltura, l'industria, produzione, commercio, servizi, tutte le attività umane che vi vengono in mente, l'import-export vale 20.000 miliardi di dollari in un anno. Se la finanza fosse uno strumento al servizio dell'economia, il mercato delle valute dovrebbe valere 20.000 miliardi di dollari in un anno, più o meno. Oggi il mercato delle valute ha superato i 4.000 miliardi di dollari al giorno. Girano più soldi in 5 giorni sui mercati finanziari che in un anno di economia reale, che in un anno di tutte le attività che vi possono venire in mente, dall'agricoltura al turismo, ai servizi, all'industria, a tutto quello che vi viene in mente. Detta in un altro modo, oggi circa il 99% dei soldi che girano nel mondo, il 99% dei soldi che girano nel mondo non hanno nessun rapporto con l'economia reale. Sono soldi che inseguono altri soldi per fare altri soldi. Sono pure scommesse in quello che ormai anche le agenzie dell'ONU chiamano un gigantesco casino finanziario. E è questo sistema che è crollato nel 2007-2008, chi di voi si ricorda la bolla dei mutui subprime, il fallimento della Lehman Brothers, tutto quello che è partito dagli Stati Uniti e poi si è espanso a livello mondiale tra il 2007 e il 2008. E quando la finanza stava crollando, sono dovuti intervenire gli stati con dei giganteschi piani di salvataggio per salvare le banche e il sistema finanziario che aveva causato la crisi. Quindi, intanto, primo dato, il principio: finché le cose andavano bene in questo gigantesco casinò, i profitti erano privati, appena il giocattolo si rompe, socializziamo le perdite. Così è bellissimo, io domattina partirei per Monte Carlo, vado al casinò, finché vinco, vinco io, quando perde, perde qualcun altro. Questo è stato come ha funzionato la finanza negli ultimi 20 anni. Quando il giocattolo si rompe, gli stati devono intervenire per salvare le banche che hanno causato la crisi. Che vuol dire che gli stati devono intervenire? Significa che gli stati, le principali economie occidentali, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, si devono indebitare tantissimo per poter salvare le banche che hanno causato la crisi. Che cosa intendo quando dico si devono indebitare tantissimo? Anche qui i dati sono noiosi, ma credo questa immagine ci aiuta a capire. Nel 2000 la comunità internazionale, l'ONU, lancia 8 obiettivi di sviluppo del millennio, dicendo entro il 2015 dobbiamo raggiungere 8 obiettivi fondamentali per l'insieme dell'umanità. Tra questi dimezzare la mortalità infantile nei paesi più poveri del mondo, garantire un'istruzione primaria a tutte le bambine e i bambini del mondo. Oggi ci dicono che andiamo incontro a un fallimento storico, nel 2015 non raggiungeremo questi obiettivi e non li raggiungeremo perché, ad esempio, per dimezzare la mortalità infantile nei paesi più poveri del mondo servirebbero 80 miliardi di dollari in più rispetto a quanto versato oggi dalla comunità internazionale, e questi soldi non si riescono a trovare. E 80 miliardi di dollari effettivamente sono una bella cifra, finché uno non si rende conto che solo negli Stati Uniti, per salvare le banche e la finanza responsabili per la crisi, in pochi mesi il governo e la banca centrale degli Stati Uniti ne hanno spesi 16.000. 80 miliardi di dollari per salvare milioni di vite umane non si riescono a trovare, 16.000 miliardi per salvare le banche che hanno causato la crisi vengono tirati fuori così nel giro di pochi mesi. Questa è la dimensione dei piani di salvataggio degli ultimi 3-4 anni. E che cosa succede? Succede che gli stati si indebitano. Come si indebitano gli stati? Emettendo titoli di Stato. Il debito pubblico italiano sono BOT, BTP, CCT. Quindi quello che avviene è che la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, prima di tutto gli Stati Uniti, emettono una montagna di titoli di Stato perché gli servono soldi per salvare le loro banche. Quindi che cosa avviene? Che di colpo a fine 2008 sul mercato tutti gli Stati emettono una montagna di titoli di Stato, quindi c'è una grandissima offerta di titoli di Stato sul mercato, però in una situazione di crisi ci sono meno persone disposte a comprarseli, il che vuol dire che c'è una concorrenza terribile sul mercato. Il che vuol dire che la Germania, che ha un'economia più solida, i suoi titoli di Stato, i Bund tedeschi, riesce a piazzarli al 2% di interesse. L'Italia prova a piazzare i suoi BTP al 2%, ma al 2% non se li compra nessuno. E allora dobbiamo aumentare il nostro tasso di interesse.
E la differenza fra il tasso di interesse che dobbiamo offrire noi e quello che può offrire la Germania è esattamente lo spread che ci sentiamo ripetere colazione, pranzo e cena, come se fossero arrivati i marziani e ci hanno calato lo spread sopra la testa, senza che ci sia nessun legame con le porcherie, scusate la parola, che ha combinato la finanza negli ultimi anni. Quindi noi dobbiamo aumentare il tasso di interesse che offriamo sui nostri titoli di Stato, quindi peggiorano i conti pubblici perché dobbiamo pagare di più in interessi sul debito. Se peggiorano i conti pubblici, le famigerate agenzie di rating ci tagliano il voto, non siamo più AAA, AA, A-, B- eccetera. Se le agenzie di rating ci tagliano il voto, i mercati non si fidano più di noi. Se i mercati non si fidano più di noi, per piazzare i nostri titoli di Stato dobbiamo aumentare i tassi di interesse. Se aumentiamo i tassi di interesse, peggiorano i conti pubblici, entriamo in una spirale che è esattamente quella della Grecia, della Spagna e via discorrendo. Se non si cambia per intero questo sistema, per uscire da questa spirale di conti pubblici, debito, agenzie di rating, eccetera, non ci sono mille possibilità. Uno Stato, per rimettere a posto i suoi conti pubblici, se entra in questa spirale del debito, ha due possibilità: tagliare le spese o aumentare le entrate. Tagliare le spese vuol dire tagli alla scuola, all'università, al welfare, alle pensioni, allo Stato sociale, alla sanità e via discorrendo. Aumento delle entrate, non credo che devo spiegare a tutti voi l'aumento della pressione fiscale che stiamo subendo in Italia. Quindi di fatto quello che avviene è che una mostruosa montagna di debiti creati dalla finanza speculativa si scarica sugli stati, dagli stati si scarica sui cittadini e poi non c'è più nessuno e poi rimaniamo col cerino in mano e tutti i piani di austerità, i sacrifici, le misure lacrime e sangue che ci sentiamo ripetere che dobbiamo accettare perché c'è lo spread sono unicamente il nostro tentativo, per quanto inconsapevole e forzoso, ma il nostro tentativo di tenere in piedi questo sistema finanziario. Perché quello che è avvenuto, tra l'altro la follia, nel 2008 crolla la finanza e gli stati si indebitano per salvarla. 2011, gli stati sono indebitati e tornano dai mercati finanziari per farsi prestare i soldi. A me sembra un gigantesco gioco delle tre carte per non riconoscere una volta per tutte che c'è una montagna di debiti speculativi che sono semplicemente troppi. Ma questa non è la cosa peggiore, perché nel 2008 i piani di salvataggio, quando i soldi vanno dagli stati alla finanza, sono migliaia di miliardi che arrivano a tassi di interesse bassissimi o nulli e senza nessuna condizione, un gigantesco assegno in bianco. 3 anni dopo gli stati tornano sui mercati per farsi finanziare questo debito, però adesso i tassi sono da usura e le condizioni sono durissime. I mercati finanziari pretendono i piani di austerità. Siamo arrivati in Italia, in tutta Europa, a cambiare la Costituzione, il contratto sociale fondamentale su cui si fonda la nazione italiana. Noi abbiamo cambiato la Costituzione per compiacere i mercati finanziari, per inserire il pareggio di bilancio in Costituzione. Siamo arrivati appunto nel linguaggio, alla follia che ci vogliono far passare, che i comuni virtuosi sono quelli che tagliano i servizi al cittadino. Insomma, che ruolo rimane alla politica, agli enti locali, se cambiano la Costituzione, se l'unico scopo degli enti locali dovrebbe essere erogare servizi e i comuni sono virtuosi se tagliano i servizi pubblici perché l'importante è unicamente non fare arrabbiare i mercati, queste nuove divinità, questo spread. Ma quello che è avvenuto ancora peggio di così è che ci avevano promesso nel 2007-2008, adesso regolamentazione durissima della finanza, basta, non succederà mai più una cosa del genere, e appunto invece è arrivato un assegno in bianco. E un assegno in bianco, da un lato, fa leggermente arrabbiare vedere i banchieri di Wall Street o della City di Londra guadagnare miliardi mentre noi siamo qui a stringere la cinghia, ma non è questa la cosa peggiore. La cosa peggiore è che nel 2008 la finanza è collassata perché aveva una montagna di debiti, di titoli tossici, di derivati, di speculazione, di rischi. Non è stato fatto nulla. Nel 2012 la finanza ha la stessa montagna di debiti, di titoli tossici, eccetera, e c'è il rischio di una crisi esattamente come quella del 2007-2008. Tutti i fattori di rischio ci sono ancora oggi, con una differenza: nel 2008 gli stati si sono svenati per salvare questa finanza. Oggi quale stato potrebbe rimettere in campo altri piani di salvataggio da migliaia di miliardi? Nel 2008 alcuni dei più grandi gruppi bancari praticamente hanno ricattato gli stati dicendo: noi siamo talmente grandi che se crolliamo noi crolla tutto il sistema economico. L'espressione era alcune banche too big to fail, troppo grandi per fallire, se fallisco io qui crolla tutto. Oggi l'espressione che si usa non è che ci sono alcune banche too big to fail, è che il sistema finanziario nel suo insieme è too big to save, troppo grande per essere salvato, nessuno stato potrebbe rimettere in campo dei piani di salvataggio come questi. Non voglio entrare troppo nelle cose tecniche, vi dico solo 2 minuti, uno dei 10-15 motivi
Per cui quella che oggi ci dipingono come una crisi dei debiti sovrani e noi dobbiamo fare sacrifici, in realtà è ancora una crisi bancaria e finanziaria. Uno dei motivi, uno dei principali, ma sono veramente diversi motivi, è che ancora oggi molti dei più grandi gruppi bancari del mondo continuano a lavorare con una leva finanziaria di 41-51. Cos'è una leva finanziaria di 51? Io ho un euro, 49 li chiedo in prestito a tutti voi e tutti a 50 me li vado a giocare al casinò. Me ne gioco 50, ma io ne ho uno solo e spero di guadagnare abbastanza soldi per restituire il prestito a voi e tutti. Però cosa succede se vado al casinò e perdo non tutti e 50 gli euro che ho investito, ma perdo solo 2 euro? Io ne avevo solo uno. Io non solo ho perso tutti i miei soldi, ma basta anche una perdita molto limitata, per cui io non sono più in grado di restituire i prestiti che avevo contratto con tutti voi. E se tra i prestiti che avevo contratto, se tra di voi c'è un'altra banca che anche lei ha una leva finanziaria di 51, una mia perdita diventa una sua perdita e parte un effetto domino sull'intero sistema bancario. E oggi è quello che sta avvenendo, non voglio fare nomi, ma alcuni dei più grandi gruppi bancari in Europa come negli Stati Uniti continuano allegramente a lavorare con leve finanziarie, ovvero con montagne di debiti che sono 40 o 50 volte i soldi che davvero hanno a disposizione. Ultimo pezzo in questo, siamo arrivati al punto in cui per mantenersi questa gigantesca montagna di debiti, insomma, detta nel modo più semplice possibile, la finanza deve guadagnare il 5, il 6, l'8% l'anno solo per mantenersi questa gigantesca montagna di debiti. La ricchezza reale, di nuovo il PIL, tutto quello che facciamo noi con le nostre attività nel mondo cresce del 2-3%. Se la ricchezza reale cresce del 3% e la finanza pretende di guadagnare l'8% ogni anno, non devi essere un genio per l'economia per capire che non andiamo da nessuna parte. Pure qui ci sono solo due possibilità: o la finanza crea delle gigantesche bolle sul nulla, illudendosi di fare soldi dai soldi dal nulla, creandoli per magia, oppure la finanza continua a prosciugare risorse dall'economia reale, e nuovamente è quello che sta avvenendo in questo momento. Dicevo, l'ultimo aspetto, siamo arrivati al punto in cui la crisi, l'instabilità, tutto quello che stiamo vivendo, le continue crisi, non sono dei fastidiosi effetti collaterali della speculazione finanziaria, sono il centro stesso del gioco. Se ci pensate, cos'è speculare? È comprare qualcosa, sperare che il prezzo salga e rivenderlo. Io posso comprare una casa, 100.000 euro, spero che fra 3 mesi ne vale 110.000, la rivendo e ho fatto un guadagno da una scommessa su un aumento del prezzo della casa. Però se il prezzo della casa aumenta molto piano, non è divertente. Se io compro una casa per 100.000 e tra 10 anni vale 101, non ci guadagno nulla. Molto più divertente se i prezzi sono impazziti. Se la casa che compro a 100.000 domani ne vale 70, ma dopodomani 150, ma fra 3 giorni 30, ma fra una settimana 200, è molto più divertente giocare e scommettere sui prezzi delle case. E questo è quello che avviene oggi nel mondo finanziario. Nessuno specula sui Bund tedeschi perché sono noiosissimi. Li compro a 100, qualunque cosa succeda rimangono a 100 e a fine anno mi danno un misero 2% di interesse. Molto più divertente giocare con i titoli della Grecia, giocare col prezzo futuro del grano. Ormai si può speculare sui prezzi delle materie prime, poi sì, purtroppo muoiono di fame qualche milione di persone, però è divertente perché i prezzi impazziscono. E se io stesso con i miei attacchi speculativi riesco a fare impazzire i prezzi, c'è molto più da divertirsi. E oggi la finanza speculativa è arrivata al punto che più crea disastri, più ci guadagna sopra, più prosciuga risorse dall'economia reale e più devasta l'insieme delle nostre vite. Allora, posto che questo è il quadro, e continua a essere questo il quadro, e le spiegazioni che ci danno sullo spread, sulla cosa, sono inascoltabili, cerchiamo di capire che cosa si potrebbe fare. E che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare moltissimo, si potrebbe intervenire su diversi punti, ridurre la leva finanziaria, eliminare i derivati che permettono di speculare sul cibo, chiudere i paradisi fiscali. Se volete poi vi spiego in 5 minuti come funzionano, come non pagare le tasse, evadere, vivere felici, e quanto è facile sfruttare i paradisi fiscali. Vedete, 2 minuti ci metto per spiegarvi i trucchi che sono utilizzati da tutte le imprese, le grandi imprese, chi è in posizione di forza sui mercati, per non pagare le tasse e lasciare il carico fiscale sui cittadini. E su tutte queste cose, come ridurre la leva finanziaria, chiudere i derivati, fermare la speculazione, la cosa che forse fa più arrabbiare, ma dà anche un segno di speranza, è che sapremo esattamente cosa fare. Non è una questione di difficoltà tecnica, è una questione di volontà politica. Tra le molte proposte che ci sono in giro, noi in questo momento come Fondazione Culturale, come Banca Etica, stiamo ad esempio sostenendo una campagna che chiede l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. L'idea originale
probabilmente avrete sentito il nome qualcuno di voi, la famosa Tobin Tax, che già dagli anni 70 era stata proposta, e era l'idea di una tassa minuscola su ogni compravendita. Ai tempi della Tobin Tax era solo sulle valute, e il nome viene da James Tobin, che è un premio Nobel per l'economia negli anni 70, che aveva avuto questa idea: mettiamo una tassa minuscola, lo 0,01%, su ogni compravendita di strumenti di valute. Che cosa significa? Che se io voglio andare in vacanza negli Stati Uniti, vado con i miei 1000 euro in banca, compro, li scambio con 1300 dollari, devo pagare una volta lo 0,01%, nemmeno me ne accorgo. Se però io sono uno speculatore che compra e vende migliaia di volte in un'ora grazie ai computer, euro contro dollari, contro rubli, contro yen, contro qualunque valuta per guadagnare su minuscole oscillazioni dei prezzi, dovrei pagare migliaia di volte una tassa molto piccola, e migliaia di volte una tassa molto piccola diventa una tassa molto grande. Quindi questa è una proposta molto semplice che direbbe: finché la finanza è intesa come uno strumento al servizio dell'economia, non tocchiamo il funzionamento della finanza, che anzi serve a tutto. Quando la finanza diventa un gigantesco casino, andiamo a mettere, come la chiamava lo stesso James Tobin, un granello di sabbia negli ingranaggi della speculazione per bloccare le attività speculative. Quindi l'idea di frenare la speculazione, l'idea di generare un gettito dicendo chi ha speculato, i responsabili della crisi ne paghino almeno un costo, l'idea di dare un segnale politico in cui la politica non si limita a compiacere i mercati ma anche a controllare i mercati, anche riequilibrare il carico fiscale. Oggi, di fatto, se ci pensate, le tasse sono anche un modo per orientare i consumi. Se il governo mette delle tasse fortissime sul tabacco, è un modo per disincentivare il consumo di sigarette. In questo momento abbiamo un sistema fiscale in cui ci sono delle tasse enormi sul lavoro e quasi nessuna tassazione sugli investimenti finanziari e la speculazione. Se io ho dei capitali e voglio aprire un bar e assumere due persone, sono massacrato dalle tasse, dalla burocrazia, dai vincoli, dalle normative. Se io gli do il mio gestore finanziario in qualche paradiso fiscale e se li va a giocare, non pago nessuna forma di tasse o di imposte. Abbiamo un sistema fiscale che è di fatto un incentivo pubblico alla speculazione. Allora, nuovamente, l'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie è dire: riequilibriamo il peso del fisco e cominciamo a liberare risorse per l'economia reale, andando a bloccare il puro casino finanziario. E questa è una delle molte proposte che sono in campo da tempo. Questa è una delle tante proposte di regolamentazione, diciamo, dall'alto, che permetterebbero di riportare la finanza a essere uno strumento al servizio dell'economia. Però gli ultimi 5 minuti, ne approfitto, anche qui c'è lo striscione di Banca Etica, per il rovescio della medaglia. Sì, dall'alto è importante delle nuove regole contro il casino finanziario, ma forse è ancora più importante dal basso iniziare a interrogarci sull'utilizzo che viene fatto del nostro denaro. Semplicemente, se io andassi da qualcuno di voi e gli dicessi: mi presti 100 euro, mi vado a giocare alle corse dei cavalli, se vinco te ne ridò 110, se no, amici come prima, non rivedi nulla. Non credo che nessuno di voi me li presterebbe. Se gli dicessi: ah, guarda, c'ho un business di mine anti-uomo con un dittatore africano, facciamo un sacco di soldi, immagino che non molti, spero, che non molti mi presterebbero i loro soldi per una cosa del genere. Perché nel momento in cui li metto in banca, li fido a un fondo pensione, a un fondo di investimento, a un gestore finanziario, è come se non fossero più soldi miei? I miei soldi sul mio conto corrente stanno finanziando l'economia del territorio qui nella provincia o qualche paradiso fiscale dall'altro lato del mondo? Stanno finanziando l'agricoltura biologica o un gruppo d'acquisto solidale o traffico d'armi da qualche parte nei paesi del sud? Ad esempio, l'anno scorso 27 milioni di italiani escono di casa, fanno la coda, questo weekend non vado al mare, resto qui perché una croce mai più il nucleare in questo paese. Mi domando: quanti di questi 27 milioni di cittadini con i loro soldi sul loro conto corrente stanno finanziando impianti nucleari magari a 200 km dall'Italia, magari alcune con tecnologia sovietica dei tempi di Chernobyl, eccetera? Ma perché i miei soldi devono finire nell'energia nucleare se io non la voglio e sono pronto a firmare un referendum perché non la voglio, e non magari nell'efficienza energetica o nelle rinnovabili? Allora, l'idea è di dire: sì, c'è una gigantesca speculazione, sì, non sono i miei 1000 euro sul conto corrente, 5.000 euro che ho dato a un gestore, però la somma dei 1.000 più 2.000 più 300 sono esattamente il carburante che in questo momento alimenta la speculazione. Allora rendiamoci conto che da un lato possiamo sottrarre questo carburante alla speculazione e toglierlo da chi utilizza i nostri soldi come se stesse al casinò, e dall'altro possiamo anche impiegarlo al contrario, in forme di economia che si mettano in rete, che generino bene comune, come veniva detto prima, in cui ci sono varie forme, quelle di nuova economia, di altre economie, che si rinforzano a vicenda l'una all'altra e in cui il sistema economico e finanziario è una parte fondamentale. Vi rubo solo un minuto per dirvi
L'embrione, in qualche modo, della finanza etica erano le casse di mutuo soccorso che si sono sviluppate nelle fabbriche nel Novecento, poi anche in ambito religioso nel XIX secolo. Qual era l'idea nelle fabbriche? Non c'è nessun diritto, non ci sono i sindacati, anzi i sindacati moderni poi sono nati da queste esperienze. Quindi se un lavoratore perdeva il posto di lavoro veniva tagliato fuori dalla società. Allora gli operai hanno cominciato a mettersi insieme, a creare appunto delle casse comuni in cui versare una piccolissima parte del loro stipendio. Se uno di loro si ammalava, perdeva il lavoro, aveva un problema, poteva attingere ai soldi di questa cassa, grazie a questi soldi poteva curarsi, rientrare nel mondo del lavoro e a quel punto poteva piano piano restituire il prestito. Quindi l'aspetto rivoluzionario è che noi, e soprattutto negli ultimi anni, siamo abituati a vedere, immaginare giustamente il denaro come la massima fonte di esclusione sociale che abbiamo nella nostra società. Al contrario, l'idea della finanza etica rivoluzionaria è che è l'opposto, che il denaro diventa un mezzo di rafforzamento delle reti sociali, di creare forme di mutualità in cui i soldi girano e non c'è chi presta da una parte e chi li riceve dall'altra, ma sono le stesse persone che mettono in circolo le risorse. Allora, l'idea di fondo di banca etica è una banca, come veniva ricordato, carta di credito, bancomat, internet banking, i servizi sono quelli di una banca normale, però è l'unica banca in Italia che pubblica sul suo sito internet tutti i finanziamenti che sono stati concessi. Quindi dire rifiutiamo i derivati speculativi, i paradisi fiscali, le operazioni a finanza, non solo, noi ti diciamo euro per euro dove finiscono i tuoi soldi e ti diciamo abbiamo finanziato cooperativa sociale Pinco Pallino, gli abbiamo dato tot soldi per fare questo. E i settori di intervento sono solo cooperazione sociale, agricoltura biologica, energie rinnovabili, cooperazione internazionale, promozione della cultura e via discorrendo. È una banca in cui ci sono 40.000 soci, la serata di oggi è stata organizzata dai soci dell'Alto Vicentino e 40.000 soci riuniti in una settantina di organizzazioni locali in tutta Italia e queste organizzazioni locali che controllano dal basso quello che fa la banca, sono i 40.000 soci che sono riuniti in loro assemblee e che si mettono insieme e che valutano ogni progetto di finanziamento che viene richiesto alla banca, cioè la valutazione economica come tutte le banche e la fanno i dipendenti, ma in parallelo c'è una valutazione sociale e ambientale che viene fatta direttamente dai soci sul territorio per controllare dal basso, queste sono forme anche di democrazia partecipativa, che dal basso vogliamo controllare che la banca faccia esattamente quello che deve fare dal punto di vista sociale e ambientale, perché noi siamo 40.000 soci, ognuno con l'idea di una testa un voto, quindi non conta quanti soldi ci metti nella banca, tutti contano uguale, contano le persone, non i soldi, per promuovere un diverso modello economico. E le esperienze, venivano dette prima dall'assessore nel suo intervento iniziale, sono tantissime, dai gruppi di acquisto solidali alle botteghe del commercio eco, l'agricoltura biologica, il turismo responsabile, il software libero, sono moltissimi pezzetti di un nuovo modello economico che sta venendo fuori. E semplicemente, in conclusione, da un lato quello che facciamo come banca etica è anche promuovere campagne non con i miei soldi, toglierli dalla speculazione, ma soprattutto la strada principale per uscire dalla crisi, se vogliamo pensare un nuovo modello finanziario, economico, ambientale, sociale, semplicemente dal basso, costruiamocelo tutti insieme. Grazie.